a votazione questa mozione che prevede, che richiede il ritiro della delibera. Chi è a favore al ritiro della delibera? Chi è contrario? E chi si astiene? Ok, la mozione non è approvata. Passiamo. Comunque questo mi dà. Stiamo illustrando al prossimo punto il bilancio dei comuni capoluogo. Evidentemente non interessa nessuno il bilancio. Quella che doveva essere una seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Capolona si è invece trasformata in qualcosa di decisamente più movimentato per la mozione presentata dalla minoranza che chiedeva alla Giunta di ritirare la delibera con la quale si era richiesto alla Regione Toscana di inserire la Valle delle Piagge nel piano cave. Come prevedibile, l'Aula ha espresso parere contrario all'istanza presentata dalla minoranza davanti a numerosi esponenti del comitato che si oppone alla possibile realizzazione di una cava di estrazione in località Viglioli. Rimane in piedi il progetto di un'area estrattiva specifica del Comune di Capolona, per cui se la Regione dice sì, c'è un'area specifica del Comune di Capolona, le aree vengono subito messe senza bisogno di chiedere niente a nessuno. Questo è quello che ha detto il Sindaco in poche parole. Una volta uscito il piano di estrattivo in cui c'è il polo di Capolona, c'è. Quindi con chi mi devo confrontare? Io decido di farla qui, là, forse anche nella piazza qui ex Soldini, la posso fare dove mi pare. Purtroppo abbiamo sentito dalla voce del sindaco che per via del fatto che le amministrazioni precedenti non abbiano posto vincoli, no? Anche se questi vincoli sono palesi, sono davanti agli occhi di tutti, perché il paesaggio c'è e parla da solo, il senso di benessere che la natura, quando non è toccata, dà a noi esseri umani, ma anche agli altri viventi, voglio dire, alle piante e agli animali che frequentano quell'ambiente, e sono palesi, non hanno bisogno di un vincolo che sia scritto. Una persona dotata di capacità di osservazione, dotata di comprensione di quella che è la realtà, una proposta del genere non l'avanza nemmeno. Appena gli arriva quella richiesta dice: per un piatto di lenticchie 100.000 euro all'anno, ma per favore, lasciamo perdere la salute di quel posto, la salute degli abitanti, delle piante e degli animali è molto più importante. Secondo la sovrintendenza è possibile portare avanti questo percorso che, ripeto, come ho detto in consiglio, come ripeto qui, è l'inizio di un percorso. Può trovare tantissimi ostacoli in qualunque punto, da qualunque ente, qualora ci sia. E l'ultimo, in ultimo, sarà il Comune, che qualora arrivassimo al grado di giudizio dell'amministrazione sarà un giudizio assolutamente rigido, ferreo, nell'interesse di tutti, e qualora qualcosa non andasse come vorremmo e non ci tutelasse abbastanza, non daremmo assolutamente il consenso, ma al momento che questo sarà reso possibile da tutti gli enti che prima di noi si devono esprimere, in sostanza.